Ursula von der Leyen ha fatto un discorsino al Parlamento europeo in cui dice delle cose da mettersi le mani nei capelli. Negli ultimi giorni ci sono stati un po' di eventi che ti chiedo di commentare perché sono un po' inquietanti. Prima Macron che dice bisogna mandare le truppe non NATO, però di volonterosi, no? Bisogna mandarle in Ucraina a combattere, no? Contro i russi. Poi effettivamente qualcuno gli ha risposto anche di andare a quel paese a partire dai tedeschi. Poi dopo arriva la von der Leyen che dice ma bisogna fare acquisti comuni di armi, bisogna accelerare sulla difesa europea. E poi arriva il Financial Times che pubblica questa cosa su questi report sul fatto che la Russia potrebbe utilizzare le armi nucleari. Sono già cose che tutte sappiamo, tutte conosciamo, insomma, per carità. Però mi sembra che ci sia un lieve cambiamento di passo dopo la morte di Navalny, un'accelerazione, forse il tentativo di dare un colpo di coda, no, a questa situazione, o mi sbaglio? Tira indubbiamente una brutta aria. Agli episodi che hai segnalato tu aggiungerei una frase che ha detto ieri il commissario europeo Breton, pure lui francese, e ha detto bisogna che l'Europa si svegli, dobbiamo passare a un'economia di guerra. Io ricordo, sì, agli ascoltatori che queste cose erano teorie che circolavano all'inizio del conflitto, quando c'era Draghi a Palazzo Chigi, si parlava di razionamento del gas, si diceva ma voi volete la pace o il condizionatore, e una delle obiezioni che venivano poste era ma se entriamo in un'economia di guerra o addirittura siamo in guerra è il caso che ce lo diciate. La mia sensazione è che pian piano ce lo stanno dicendo. Macron ha buttato lì quella frase sul fatto che non bisogna escludere l'invio delle truppe. Poi quando ha visto, come dire, per vedere l'effetto che fa, mettiamola così, poi ha visto l'effetto che ha fatto, ha visto che tutti quanti da Germania, la stessa, sì, NATO hanno detto ma per carità c'è una linea rossa che non bisogna superare, poi il suo ministro degli esteri, Séjourné, ha fatto un po' il pompiere, ha detto no ma non intendevamo dire che serve supporto magari per la costruzione di armi in loco, per lo sminamento, beh certo, però poi se ti trovi personale armato sul territorio che viene colpito dai russi, quella è un'azione di guerra, non è che puoi pensare come, di banalizzare il traffico. Come le missioni di pace, no? Esatto. Quando si dice mandiamogli le missioni di pace, ma poi sparano nelle missioni di pace, esatto. Inutile che... No, sai cosa che, mi lascia cosa che mi lascia perplesso? È questo, cioè io non capisco se effettivamente c'è il tentativo di accelerare e di abituarci a qualche forma di escalation, cosa che... però mi suona un po' strana, oppure se sono tutti dei movimenti sotterranei per proprio nel momento in cui si avvicina la trattativa, no? Per tirare ciascuno il massimo da questa cosa, no? Macron che prova a dire una cosa, la von der Leyen che prova a buttarla sulla difesa comune perché fra un poco ci sono le elezioni europee, tra l'altro lei deve essere riconfermata, cioè se non siano in realtà tutte delle strategie politiche, ciascuno per il suo interesse, che poi dopo vanno a intesire la situazione. Però assolutamente, si incrociano più piani, hai ragione, la maggior parte di questi parla in realtà, come si dice, a nuora perché suocera senta, come hai detto, adesso non mi far dire cretinate. Macron per esempio è evidente che ha percepito che al disimpegno americano sul continente, sul vecchio continente, e alla crisi dell'egemonia tedesca corrisponde l'apertura di una finestra d'opportunità per la Francia, che è una delle principali potenze militari europee, è l'unica ad avere un arsenale nucleare proprio, per costruire una sorta di NATO parallela a trazione francese, per mettere le mani sul prossimo commissario della difesa che dovrebbe essere nominato da un'eventuale commissione von der Leyen bis, e quindi per gestire poi tutta quella partita degli acquisti congiunti di armi, del riarmo europeo, che se da un lato secondo me è anche auspicabile, dall'altro ovviamente implica che ci sia tutta una filiera di affari che coinvolge evidentemente le grandi aziende, i grandi gruppi industriali francesi. La von der Leyen fa una partita, come dici tu, che è tutta sua, per la rielezione, però ecco, qual è la conseguenza poi non intenzionale delle azioni, citiamo i buoni vecchi economisti austriaci, è che poi tu fai tutta questa serie di mosse e però rischi di innescare un incidente. E soprattutto la trattativa, sì, ma la trattativa adesso è un bel problema,
perché tu se vai a trattare in questo momento tratti da una posizione di debolezza con la Russia, perché la Russia in questo momento ha il pallino in mano. È notizia di oggi, per esempio, che le forze speciali ucraine hanno subito un massacro nella regione di Kherson quando hanno tentato di sbarcare per cogliere di sorpresa le forze russe e sono stati fatti fuori. Quindi la situazione sul campo non è buona per l'Ucraina in questa fase. C'è un unico segnale che mi pare curioso e che vorrei approfondire, cioè che negli ultimi tempi sui cieli ucraini stanno cadendo molti caccia russi. Non so se questo è perché la contraerea sta funzionando meglio o se perché, senza dircelo, gli ucraini hanno cominciato a usare gli F-16 che dovevamo dargli, anche questo sarebbe interessante approfondirlo, però in generale, in linea di massima, la situazione sul terreno non è favorevole agli ucraini, quindi quando tu cerchi di andare a trattare, tratti da una posizione di debolezza, cosa che per esempio non era quando a marzo 2022 ci furono i primi colloqui in Turchia e la Russia invece usciva da una sconfitta, che era il fallimento della prima fase dell'offensiva, quando loro speravano di arrivare a Kiev e rovesciare il governo. E in quella fase invece noi ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, se è vero quello che dice Putin, addirittura saremmo stati noi occidentali, in particolare Boris Johnson, a scoraggiare gli ucraini e a dissuaderli dall'arrivare a un accordo. Però una cosa è certa, da questa situazione si esce in due modi: o fai la guerra totale, quindi si arriva all'escalation, oppure tratti, e se tratti dovrai arrivare a un compromesso, ovvero l'Ucraina dovrà rinunciare a qualcosa, evidentemente pezzi di territorio. Sì, il problema è capire se tutta questa carne al fuoco, no, bellicista, poi non ci porti su un terreno da cui poi non si può più tornare indietro. Perché esatto, guarda, io che le altre sento guerre, detto, Francesco, scusami, le altre guerre, le guerre mondiali, spesso sono cominciate con uno slippery slope, con un piano inclinato, cioè la pallina comincia a scorrere, non è che da un giorno all'altro si dichiara la guerra mondiale. Ci si arriva piano piano. Io per esempio sono rimasto molto colpito l'altro giorno, riguardando un po' di cose di storia, la crisi dei missili di Cuba, la presidenza Kennedy, sono rimasto molto colpito da quello che Kennedy diceva sul Vietnam pochi mesi prima di essere ucciso. Lui diceva: sì, ma noi, voglio dire, i vietnamiti li possiamo aiutare, gli possiamo mandare del personale per supporto logistico, li possiamo armare, ma non andremo mai a combattere per loro. È bastato che morisse e pochi mesi dopo è cominciata la guerra nel Vietnam con gli uomini sul campo. Quindi è la stessa cosa che si dice oggi: ma sì, noi gli ucraini li aiutiamo, ma gli uomini mica glieli mandiamo. E poi comincia quello che ti dice: però sai, magari se mandiamo qualche truppa non NATO e non a fare la guerra ma a fare lo sminamento, e poi si arriva piano piano, con la logica del piano inclinato, a fare la guerra aperta. Questo è un bruttissimo tema, no? Ed è curioso perché, insomma, si va a fare la guerra in una situazione di totale debolezza, Alessandro, no? Perché appunto gli Stati Uniti, non lo so, io continuo a pensare che l'unica cosa che osta sia appunto la volontà statunitense in questo momento di non, almeno sul fronte ucraino, non alzare la posta, però non so come la vedi tu, cioè lì stanno per andare a elezioni, Biden non è che sia proprio in formissima, c'è la partita israeliana, non mi sembra che siano intenzionati a permettere una cosa del genere. No, gli americani no, anche perché se ci rifletti, loro gli obiettivi strategici e politici che potevano auspicare da questo conflitto per procura li hanno raggiunti. Loro hanno comunque impantanato Putin in una guerra complicata, se non un Vietnam russo, comunque un conflitto che durerà a lungo e comporterà un enorme dispendio di uomini e risorse. E soprattutto hanno rivoluzionato la geopolitica europea, perché hanno messo in crisi l'egemonia tedesca, hanno staccato la Germania dalla Russia, che era un'altra delle loro grandi fisse, hanno messo in ginocchio l'economia tedesca, che era un'economia molto aggressiva nei confronti degli americani. Non è un mistero che lì ci fosse il problema dello squilibrio della bilancia commerciale e che i tedeschi riuscissero a essere competitivi sui mercati anche perché compravano energia a bassissimo costo dalla Russia. Quindi questi obiettivi gli americani li hanno raggiunti senza sparare un colpo, senza mettere un uomo sul terreno. Hanno speso molti soldi, indubbiamente, ma per loro quella spesa è anche crescita, perché muovono l'industria delle armi, e d'altronde noi sappiamo che la voce G, si chiama, la spesa pubblica nell'equazione, sì, del PIL, fa parte del PIL, no? Quindi non è soltanto spreco.